zona gialla rafforzata, arancione o rossa, Torresi chiedono chiarezza. Le nuove misure anticontagio riportano tutte le regioni ad una zona gialla rafforzata per i prossimi 2 giorni ed arancione nel weekend. Una serie di regole che a molti sembrano sempre più caotiche, variando quasi di giorno in giorno. Abbiamo chiesto ai cittadini di Torre del Greco come stanno vivendo questa nuova fase della lotta al virus. È d'accordo con questa zona gialla cosiddetta rafforzata? La zona gialla sì, rafforzata va bene, però non possiamo andare avanti con questa linea troppo restrittiva da parte del governo, perché vieta alla popolazione un po' di libertà, un po' troppa libertà, e i cittadini penso che a lungo andare non sono più in grado di sostenere queste restrittezze, però è giusto anche rispettare tutte le normative per evitare ulteriori contagi da parte per i cittadini, per tutelare in primis noi stessi, ma i nostri familiari, persone anziane che ci abbiamo a casa. Quindi diciamo che l'uso dei dispositivi di sicurezza vanno rispettati ed è un obiettivo da raggiungere non al 60-70%, ma al 100%. Prescindere dal fatto che il governo sta sbagliando tutto, come sta facendo, perché non si sta capendo niente. Prima dicono zona rossa, poi zona gialla, perché qua il governo deve prendere una decisione regolata. Perché non possiamo fare così, perché se dicono zona gialla aumentano i contagi un'altra volta. Perché ci sono certe persone che non rispettano anche le regole. Mo' speriamo che il governo faccia qualcosa, perché non è possibile, perché questa situazione che stiamo vivendo. Cosa ne pensa un po' di questa zona gialla rafforzata? Credo che ci sarebbe bisogno ancora un po' di disciplina e un po' di regole dure per il rispetto e per il bene di tutti quanti. Io penso che non sia ancora il momento di dare via libera come oggi. Penso che sia ancora il momento di starci tranquilli, cauti e difenderci nel migliore dei modi da questa situazione. E a favore di questa sorta di calendario da parte del governo con queste misure? Sono un pochino scettico, preferirei aspettare ancora un 7-10 giorni, in virtù del fatto che comunque sotto Natale ci sono stati dei giorni in cui ci hanno dato un po' più di permesso per poter circolare, troppi assembramenti, quindi speriamo che questo tra 7-8 giorni non ci sia un effetto negativo di nuovi contagi e che non aumentino i numeri in senso negativo, speriamo bene. Le strade non sono state popolate di gente o di ragazzi che avevano la voglia di bere o di sporcare le nostre strade con bicchieri e quant'altra cosa, insomma. Però ecco, comunque non c'è un'attività sul territorio, secondo me, che vada a sottolineare il problema. E quindi si deve fare ad personam, ma io ripeto ancora questa frase. Non si capisce un granché, perché una volta è zona arancione, una volta è zona rossa, una volta non so che cosa. Qui la gente si sente soltanto una testa, specialmente per noi anziani. Ecco questo. Potrebbero fare le cose più con cautela, farci capire un po' noi che dobbiamo fare.